E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo nella modalità carriera allenatore su FIFA 16. Ieri ho fatto un gol incredibile con Tevez in allenamento, andatelo a vedere sulla mia pagina Facebook, davvero incredibile. E oggi, incredibile ma vero, affronteremo il Bologna che ha gli stessi nostri punti al primo posto. Quindi battendola siamo al primo posto da soli, quindi ci dobbiamo riuscire. Come seconda partita avremo la Lazio. Andiamo a fare subito la formazione e cerchiamo di portare a casa la vittoria, anche se il Bologna è una squadra tostissima e l'abbiamo visto nello scorso anno e abbiamo pareggiato, se non mi sbaglio, se non ricordo male. Questa è la formazione che affronterà in trasferta il Bologna con Tabanelli, Alessandro, Camporese, Raffaello e Alastra, Pauleta, Giuseppe Paolo e Marcos in attacco. Castillo, Tevez e Gabriel Jesus. Voglio mettere nei primi minuti Tevez perché secondo me questa partita la può sbloccare solo lui. I sostituti sono Banning, De Sena, Mattiello, Reyes, Brotonier, Coman e Mastur. Mastur che entrerà nel secondo tempo e deve far vedere che è migliorato. Ed ecco la formazione del Bologna. Come sempre c'è Leal in porta e non è facile superarlo. 4-4-2, Falco Palazzi in attacco, stiamo attenti, siamo pronti e andiamo a vincere. Vediamo un po' cosa succede, il tocco, bravo qui Raffaello, mamma mia Raffaello, che poi la dà lunga per Marcos. Vediamo, esce il portiere, esce le ali, ma ancora vediamo il Sassuolo, mamma mia, se arrivava di testa lì, ancora un passaggio sbagliato, chiudilo. No, lasciato completamente solo Kraft. Le sottilette Kraft maledette. Oh, mamma mia che fortuna. Non ho capito se l'ha toccata Tabanelli, ma davvero siamo stati fortunati lì su un contropiede. Alessandro dov'era? Vai, bravissimo Tevez, va a rubare il pallone al difensore e poi tira, guadagna un calcio d'angolo, vediamo che succede. Giuseppe Paolo, il passaggio all'indietro, attenzione al tiro, no, perché vi schivate, se la toccavate entrava in porta. Finisce il primo tempo, 0-0 anche questa partita, speriamo di sbloccarla nel secondo tempo. Marcos, vede Alex di testa, Giuseppe Paolo l'allunga, Marcos non è arrivato, rigore, ancora una volta rigore. Ci sono persone che si lamentano, però noi l'anno scorso abbiamo ricevuto tantissimi rigori contro e nessuno si lamentava. Marcos che può arrivare al suo terzo gol nel Sassuolo contro le ali, gol, 1-0 Sassuolo, ancora una partita decisa sul rigore. Pallone messo in mezzo, bloccata dal difensore con una mano, Marcos segna sul rigore, terza partita consecutiva, segnata nel secondo tempo con un rigore. Facciamo le prime due sostituzioni, esce Giuseppe Paolo, entra Reyes, poi ci andiamo a mettere Castillo, esce ed entra Kingsley Coman, sì, ok. Ok, guarda Tevez, dagliela Coman, benissimo, vai così, Coman, fa una finta, Coman si accentra, Coman di precisione sulle mani di Leali, peccato. Occhio che è andato, ritorna Alessandro di cattiveria, buttala fuori. Ultima sostituzione, allora mettiamo Mastur al posto di Tevez, Gabriel Jesus va al centro, ok. Mamma mia che azione, che parata, Marcos, vai, no, vai così, no, che si è mangiato, mamma mia, vai cacchio, 1-1 all'82esimo, madonna che palle, madonna. Vai che ce la facciamo. Guardalo a Coman. Vai Coman. Sì, 2-1 al 90esimo al recupero. Ho vinto una partita senza rigore, tu che rosichi. Finita ragazzi, meno male, vinciamo 2-1. Riusciamo a vincere una partita
che oramai era sul pareggio, quindi un'altra nota positiva. Il Sassuolo riesce a vincere anche partite che si mettono male. Ed ecco qui i risultati di questa giornata di campionato. La Juve perde contro il Cagliari. Adesso prendiamo punti su punti, così dopo stiamo belli tranquilli. La Roma ha perso contro l'Empoli. Il Napoli batte l'Avellino 2-0. La Lazio vince contro l'Hellas. Il Palermo perde contro il Genoa, la Fiorentina vince 2-0 contro lo Spezia e poi 1-1 Cesena-Torino. Vediamo la classifica. Il Bologna ci ha provato ma non c'è riuscito, il Sassuolo è al primo posto da solo e a due punti di distacco c'è il Milan e la Fiorentina. Adesso andiamo ad affrontare la Lazio. Questa è la formazione che affronterà la Lazio: Tabanelli, Alexandro, Camporese, Raffaello, Alastra, Giuseppe Paolo, Marrone mi servirà molto per difendere e Marcos. In attacco c'è Coman, Ramirez e Gabriel Jesus. Nei sostituti c'è Tevez, c'è Castillo. Questa Lazio è diventata molto forte, quindi voglio metterlo nel secondo tempo, Tevez, lì ci può sbloccare la partita. Ed ecco qui la formazione della Lazio. Attenzione perché sappiamo benissimo che la Lazio ci ha sempre battuto, ci ha sempre messo il bastone tra le ruote e quindi oggi ci prendiamo la nostra rivincita e ce ne andiamo in campionato. Tutto pronto ragazzi, la Lazio batte ora, vai così. Molto bene, attenzione a Keita, attenzione a Keita, attenzione a Lukaku. Pallone fuori ma è subito fuori gioco, meno male. Vai Alastra, Alastra, la tocca bene a Marcos. Marcos aspetta che si muove Gabriel Jesus ma non lo fa, non lo fa. Attenzione, bel tocco, non è fuori gioco, pallone in mezzo, deviata. Calcio d'angolo, questa volta non con la mano, per la felicità di tanti rosiconi. Calcio d'angolo, Giuseppe Paolo, palla che gira e... Naggiao. Attenzione, pallone in mezzo. Che cosa ha parato Tabanelli? Cosa ha parato Tabanelli? Guardate cosa ha parato Tabanelli, ragazzi. Guardate cosa ha parato. Ha messo il piede. Ha messo il piede incredibilmente. L'ha bloccata lì. Ottimissimo, vai così, bravissimo, vai così, deviata, calcio d'angolo, va bene, ma attenzione perché pure se passiamo in vantaggio questa Lazio può farci tre gol. Giuseppe Paolo, pallone in mezzo, colpo di testa, non riuscito, ancora un pallone in mezzo, esce il... è uscito male le ali e Camporese è andato a vuoto. Vai, 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 corri, 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 corri. Dai Gabriel, perché non sei più tu? Perché non sei più tu? Dai Gabriel, forza! Bene, il tocco è buono. Dai Marrone! Vai, vai che ci arrivi! Non ci credo! Mannaggia! Bravissimo Kisley, vagliela a toccare. Ok, lo salta, Giuseppe Paolo, pallone in mezzo! Non ci arriva nessuno! Il tocco! Vabbè. Finisce il primo tempo, risultato di 0-0, occasioni, grandi occasioni sia per la Lazio sia per il Sassuolo. Queste due squadre sono alla pari secondo me, o almeno nel primo tempo sono state alla pari, quindi risultato giusto all'intervallo. Adesso entrerà Tevez. Dai, 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 qualcuno, si inserisca qualcuno, signori, tira! L'ho parata, annaggia lui! Altre due sostituzioni, mi dispiace ma devo togliere Marrone, ma ha fatto una partita egregia. E poi ultima sostituzione, esce Gabriel Jesus, non mi è piaciuto per niente. Entra Castillo, però Coman lo spostiamo a destra, vediamo che succede. Qualcuno si inserisca, dai, dai, guarda Castillo, benissimo, guarda Castillo, beni... Mani, vabbè. No, no, non mi puoi fischiare la punizione. Me ne stavo andando. Quello era gol, ragazzi, quello era gol. Non mi puoi dare la punizione lì. O gli dai l'ammonizione, oppure mi fai continuare. No, la punizione. Ma va a cagare. Dai, ci proverà Tevez. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Tevez tirerà una bomba assurda. Finisce, ragazzi, la prima partita pareggiata.
Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e secondo me potevamo vincerla. Le statistiche parlano chiaro, come potete vedere la Lazio ha tirato una sola volta in porta. Siamo stati abbastanza sfortunati però, eh. Questi sono i risultati: Sassuolo che pareggia, l'Inter che vince, la Juve finalmente ritorna alla vittoria, 1-1 Roma-Avellino, 2-1 del Cagliari contro l'Empoli, il Torino perde con il Genoa, vediamo la classifica. Il Milan aggancia il Sassuolo a 13 punti, l'importante è fare così, ragazzi. Io firmerei tutto il campionato per fare 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie e un pareggio, sarei contentissimo. La Juventus è al 7° posto e dobbiamo cercare di tenere quei punti di vantaggio. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete e commentate, passate dalla pagina Facebook, Instagram che è in descrizione. Ciao a tutti ragazzi da Pierre Dark Knight 91.